Buongiorno viaggiatori, siamo Mark e Miki. Dopo aver viaggiato nei 5 continenti con tutti i mezzi di trasporto, da qualche anno ci spostiamo con la Belva, un fuoristrada camperizzato con tenda sul tetto. In questo nuovo viaggio vi porteremo in Slovenia, Croazia, Bosnia, Serbia, Bulgaria, Turchia, Georgia, Russia, Kazakistan, Kirghizistan, Uzbekistan. Iscrivetevi al canale per seguire le nostre avventure. Ciao! Entriamo in quest'altra madrasa e questa è stata, diciamo, riadattata perché adesso qua fanno il workshop per insegnare a fare i tappeti tradizionali. Quindi ci sono dei veri e propri corsi dove i turisti possono venire e imparare la lavorazione di un tappeto. Marco è attratto dai colori delle stoffe. Qua ci sono. Sono di seta quelli lì. Ci sta dicendo il signore che queste stole, queste sciarpe sono tutte di seta, sono tutte fatte di colori naturali e la colorazione dipende da quante volte vengono, diciamo, imbevuti nel colore. Quindi, ad esempio, questa è una stoffa imbevuta una volta e nello stesso colore, imbevuta poi 3 volte, questo è il risultato, completamente diverso. I colori sono fantastici e al tatto è veramente bella. Indigo, together it gives green color. Ci sta dicendo che alcuni colori sono originari di qua, e invece altri colori vengono dall'India. Ad esempio questo è quello da cui si tira fuori il blu. Da this questo is mother root. Si tira fuori. Si tira fuori questo colore qua. È tutto assolutamente naturale. Seta, diciamo, quando è originale prima di essere lavata, e questa, oh wow, dopo essere lavata diventa morbidissima, una meraviglia, wonderful. Questo, ragazzi, abbiamo la fortuna, l'opportunità, ci ha fatto entrare nel suo proprio laboratorio. Qua sono appese tutti i vari tipi di seta e è bellissimo, cioè a parte il tatto è una meraviglia, e poi vabbè, i colori, fantastico, sembra di andare, sì, indietro nel tempo, veramente bello. Ah, ok. I'm making design. Ah, ok. Il signore è praticamente un maestro, lui fa i disegni dei tappeti e più è un maestro, diciamo, che fa i colori, quindi lui si occupa di questa funzione. Questa è la parte dei tappeti in seta, ci sono poi altre stole e Mark è affascinato da tutti i colori. Pensate che è affascinato dal tonico, però chissà che colori vede, ma gli piacciono. Questa è la parte della lavorazione sul telaio, praticamente hanno il disegno davanti, c'è lo schema della lavorazione e loro poi, ma questo è un lavoro, no, certosino, di più. Vedete, questa sotto è la parte che è già stata lavorata e mano a mano poi si compone il tappeto. Ecco, quando dite, ma come mai costano così tanto queste opere, queste cose? Ecco, pensate il lavoro che c'è dietro per tirare fuori un tappeto di questo tipo. Adesso vi faccio vedere un'abitazione tipica. Fate conto che queste case sono costruite in terra. Vedete? Quello che sporge fuori sono praticamente i pali di legno, le travi che fanno da sostegno. E queste sono le finestre e queste sono proprio le abitazioni tipiche che si trovano qua. Vi faccio vedere proprio da vicino il muro di terra. Vedete? È terra praticamente seccata, si vede anche proprio la pagliuzza mista appunto a paglia, viene tutta impastata e poi vengono fatte le case. E qui c'è un bello scorcio però della torre. Qua c'è un signore che sta facendo un tappeto artigianale in diversi colori, fantastico. Questo è il suo negozio, direi che lo studiolo è particolarmente interessante, è bello grande lo studiolo, soprattutto bello fresco, guardate che bell'angoletto che si è ricavato. Che bello,
Beh, insomma, è un privilegio avere un negozio in questi edifici qua. Adesso entriamo in un posto importantissimo, questo è il mausoleo dove si trova la tomba del Khan, quindi del sovrano. Andiamo a vederla. Per entrare in questo posto si paga un biglietto extra rispetto a quello, diciamo, omnicomprensivo, dove si può andare da tutte le parti. Abbiamo Gianmarco che si sta arrampicando alla ricerca dello spottino delizioso anche quando è a piedi. E per andare dentro, chiaramente, essendo un luogo sacro, bisogna coprirsi il capo e togliersi le scarpe. In questa parte c'è un piccolo pozzo che bellissimo di pietra sotto questa pagodina in legno, guardate le decorazioni con i fiori, sono bellissime. Adesso facciamo la trasformazione in musulmana stravelata e così possiamo entrare all'interno. Trasformazione avvenuta, adesso mi tolgo le scarpe e entriamo. Allora, intanto si vede poco. Guardate la meraviglia di questo posto. Ci sono le persone che stanno pregando perché chiaramente questo è un posto sacro. Guardate il soffitto. Questo è il posto dove si trova la tomba, rimane in un'ala a parte, diciamo, e anche questo è tutto completamente decorato da maioliche. Il lampadario è fantastico, è tutto di cristalli e color oro. Guardate che bella anche la decorazione poi che dà sull'esterno con le stelle. Questo fiore centrale invece è tutto fatto in legni pregiati, intarsiati, come così il pavimento. Poi ci sono queste sedute in legno che hanno questi soffici cuscini, sempre in azzurro. Adesso si entra da quest'altra parte dove c'è un altro ambiente. Beh, chiaramente l'impressione di entrare in un luogo sacro è palpabile. E qua c'è la tomba di Pavalon, invece Mahmud, che è stata restaurata, e questo era un poeta famosissimo al tempo. E qua è chiusa, è separata da un vetro, non si può andare oltre, comunque si può vedere dall'esterno. E ora ci troviamo al cospetto dell'entrata del palazzo Tosh Ovli, voluto sempre dal mitico sultano Alla Kuli Khan, quello vi ricordate, no? Detto anche Khan il costruttore, perché non contento di tutto quello che aveva fatto costruire, le madrate, il palazzo, Un quello che altro abbiamo visto pippone, un prima. altro tin, No, che no, sarà? no, 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 è un semitin. Perché non contento di tutto quello che aveva fatto costruire, che cosa fa? Chiede un palazzo, ma lo voleva ancora più bello, ancora più fastoso, ancora più esagerato, perché non era soddisfatto. Quindi che cosa fa? Ingaggia il signor architetto. Questo signor architetto gli dice: non ti preoccupare, mio caro sovrano, avrai il palazzo pronto. Penso io. Ci penso io, faccio tutto io. Faccio io lo Avrai il palazzo pronto in 2 anni. Cosa succede? sicché Passano 2 anni, ma il palazzo non glielo costruisce in 2 anni perché non ce la fa. Poi adesso lo vedrete, è tutta una cosa, insomma, esagerata. Allora, come usava a quell'epoca, l'hanno decapitato e quindi ha fatto una fatto lui lo finaccia. sborone. È finita male per l'architetto. Comunque erano tempi duri per gli architetti, perché li Sì. volevano ammazzare per via delle Infatti mogli, sono insomma, capitato un sacco di storie. Lui nel frattempo si distrae. Che cosa succede? A questo punto il Khan ingaggia un altro architetto ancora, ma l'altro architetto, che è un pochino più avveduto, non gli dà una data di consegna lavori.
e semplicemente si mette lì, gli fa tutto il lavoro, che infatti poi finirà in 8 anni, quindi pensate, l'altro aveva azzardato un po' troppo, e fa questo splendido palazzo, glielo costruisce tutto, e oltretutto avrà salva anche la vita perché porta a termine la missione. Adesso lo andiamo a vedere. Intanto Marco sta facendo delle foto, perché voi chiaramente vi perdete tutto quello che c'è d'intorno. Ci sono due ragazzi vestiti, insomma, tradizionali, che stanno facendo una promessa di matrimonio e hanno tutti i fotografi d'intorno come al solito. Allora lui coglie. Non sanno quello che stanno facendo, però. Non sanno che sciocchezza stanno commettendo. Purtroppo da queste parti ci picchiano. Ci credono tanto. Poi anche giovani. Ci credono tanto nell'amore. Ci mettono tanto. Hai visto? D'altra parte ci hai creduto anche te nell'amore. Sì, ma io ci ho messo tanto prima di decidere, di sposiamoci. Ah, vabbè, tanto vero. Siamo sposati in vecchiaia. non ascoltatelo, credete nell'amore, perché è una cosa meravigliosa. Fidanzamento quanti? 18 anni? Vabbè, noi ci siamo stati fidanzati 18 anni. E allora? Ci ho pensato tanto. Vabbè. E poi alla fine ho detto, vabbè, oramai 24 ore su 24. Oramai mi sono abituato a questa chiacchierona. E me la tengo. Me la terrò. Dura molto. Abbiate pazienza, perché poi Mark mi distrae con le sue chiacchiere. Sei te che mi distrai. Comunque, il palazzo è stato costruito nel 1830, iniziata la costruzione e terminata 8 anni dopo, quindi nel 1838. Per e qui cui, ci sta. Per cui il lavoro che ha fatto l'altro non mi viene neanche considerato. No, ma ha fatto. In 2 anni però ha fatto qualcosa. Avrà fatto. Se no, se lo meritava di morire. Non si sa, ecco, è morto quella. È la parte che piace a Mark. Abbiamo fatto vedere il biglietto d'ingresso e subito appena entrati c'è una cosa molto particolare. Adesso c'è il riflesso del sole, vediamo se riesco a farvela vedere. In sostanza qua c'è una carrozza. Ecco, questa carrozza è un regalo che l'imperatore di Russia ha fatto al Khan. La ristrutturazione di questo palazzo è fresca, perché è stata fatta nel 2023 con l'appoggio praticamente del governo uzbeko, e qui si riproduce proprio, a parte, vabbè, guardate la bellezza di questo cortile, si riproduce proprio la situazione tipica in cui, non so, periodo invernale, quindi mentre nel periodo estivo il re se ne stava fuori a fare le sue udienze in questo posto bellissimo, nel periodo invernale si ritirava all'interno della tipica yurta che vedrete qua. Però capisci che l'architetto era stato uno scellerato che gli aveva detto che costruiva tutto in un paio d'anni, cioè questa è solo una parte, questo è solo un cortile. Vabbè, insomma, se l'ha cercata l'architetto, onestamente. Andiamo a vedere dentro la yurta. Allora, guardate, innanzitutto la differenza di temperatura, perché qua c'è oggettivamente caldo e qua vedete la struttura, diciamo, è tipo in lana cotta, tutta intorno, è tutta ornata da questi pendagli colorati. Poi, come tutte le yurte, in realtà poi all'interno sono molto semplici, quindi questa era, diciamo, la sala del trono, quindi lui sedeva qua in maniera in mezzo a questi tappeti e aveva una situazione più comoda nel periodo invernale. E bravo il Khan! Qui ci sono esposte un po' di porte proprio originali dell'epoca e gli intarsi, come sempre, sono bellissimi. Questo è ancora un altro cortile, speculare all'altro, se vedete. In compenso qua non c'è la yurta. Dopo questa porticina ci sono gli uffici del segretario del sovrano, che aveva questo mobilio molto semplice. Di qua c'era lo scrittoio. Ma stai cercando di immaginarti come poteva essere la vita del sultano qua a corte, che ti vedo in fase di relax. No, anche lo so. Lo sai? Ah, perché tu sei il mio sultano. Ecco perché, cavolo, non ci avevo pensato. Sì, è vero.
in quanto io sono la sua umile serva. Vede l'orizzonte. Vedi, per esempio, potrei già farlo. Sì, ti ci vedo nel ruolo, ti ci vedo nel ruolo del sultano. Faccio alterazione lassù e dico, ok, quello lì, via. Quell'altro, vieni. Oltretutto la maglina è anche perfettamente in pandan con tutta l'organizzazione delle mattonelle, quindi ti avrei visto bene come sultano, sì. Vero. Io rimango sempre affascinata da questo cielo che abbiamo sopra la nostra testa, che mi piace un sacco, sacchissimo. E ragazzi, è così, ogni porta che si varca si apre un'altra meraviglia. Guardate qua. Qua c'era la fontana centrale e poi praticamente tutte le stanze. Qua c'è un'esposizione di vestiti d'epoca per far capire insomma lo stile dell'abbigliamento e poi insomma un po' di foto in bianco e nero. Poi c'è anche una teca che fa vedere la gioielleria delle signore, che era insomma molto importante. Guardate là. Eh sì, poi vabbè, i colori comunque come sempre non mancano. E qua nella sala potete ammirare sempre come al solito le famose colonne intarsiate, sempre splendide. Qua c'è una rappresentazione diciamo di un momento di relax mentre bevono il tè i signori. Siamo nella parte dell'harem del sultano, insomma questa diciamo che è un momento, aspetta che ve lo dice Mark, dove aveva i suoi momenti di svago, eh? Aveva i momenti di svago, in sostanza poi c'erano tutte le stanze dove c'erano le varie mogli. Ma ogni porta c'era la moglie, la porta qui dentro, La sceglieva la moglie. Ci pensi che fortuna che c'aveva un sacco di mogli? E poteva, invece te sempre la stessa, una noia. Se chiacchieravano tutte come te, era rovinato. Senti il mercato, guarda, tutte donne, senti il mercato, senti. E qui fuori ci sono le donne che stanno, le signori che stanno comprando dei foulard, cioè il delirio. Cinque donne al mercato. Anche meno, comunque anche bella. Vedi che lo dici anche te. Bella la stanza, eh? Sì, veramente, cioè, veramente chic. Ti faceva vedere che c'era l'arco. Ti faceva vedere tutte insomma, le sue cose. Poi però vedi anche il tè, magari prendevano insieme, insomma, facevano tutte queste cose. Poi tutto sul c'era blu. Giro, bello. Bravo signor sultano, via. Ok, allora usciamo da questo tripudio di blu e affrontiamo il mercato delle signore. Senti che lavoro, contrattazioni a mille, via. Un po' meno, un po' più, bene, a posto. Ecco, non abbiamo resistito, ci siamo rinfilati in un'altra porta. E boh, vi dico, non ne veniamo fuori perché ogni porta nasconde un segreto, una bellezza. Questa ad esempio è una antica moschea e ha non so quante colonne, un numero imprecisato perché non c'è un cartello, un qualcosa insomma turistico che lo spieghi, però guardate che meraviglia, nella parte centrale arriva la luce. E poi qua giri tra colonne che la cosa particolare è che sono tutte diverse una dall'altra. I decori sono tutti diversi, è praticamente una foresta di colonne. Quella che vedete, la parte qua alla mia sinistra, recintata, è proprio la parte adibita alla moschea, quindi adibita alla preghiera, come al solito girata dalla Mecca, dal punto diciamo geografico che indica la Mecca, e sulla destra c'è l'altare dove praticamente il muezzin poi declama la preghiera. Questa è la parte con l'acqua che non deve mancare per la purificazione. Se vedete in questo punto ci sono due punti dove è stata messa appositamente l'erba, perché così le persone possono diciamo usare come punto per potersi lavare e potersi sistemare prima della preghiera. Siamo venuti qua al ristorante, ma volete farla una cosa tipica, no? E quindi il tavolo è questo. Adesso
Ci togliamo le scarpe e prendiamo la tipica posizione da uzbeki. Guardate! Iniziamo con questi involtini di melanzane e salsa d'aglio, e l'aglio si sente da quando l'ha portato. Se c'è un vampiro scappa. A seguire, zuppetta di vegetali con pane tipico uzbeko. Correggo, non sono vegetali semplici, ma nel peperone c'è carne e riso. A seguire dei magnifici noodle con verdurine e una salsetta bianca. Ah, wow! Siamo venuti a prenderci il gelato, che meraviglia! Piccino, la signora aveva voglia di gelato, guarda lavori. Guarda che bello! È andata là, ha chiesto un cono, ma non gli piaceva perché era troppo piccino. Troppo piccolo. Adesso allora gli ha fatto vedere quello che voleva e lui gli ha tirato fuori, tac! Sì. Adesso devo stare attenta perché penso già che mi macchierò. Penso anch'io. Penso che ho bisogno di te. Già. Mark, è il tramonto. E tu sei ancora in giro. Bella roba. Bella mattina, che pomeriggio. Ma è un lavoro questo. Questo è un lavoro. Questo ti dico a te. Quando vai via sei al lavoro. Quando sei qui non fai nulla. Quindi te lavori quando sei in giro, in sostanza, ma è un turno. Poi noi facciamo dei turni veramente lunghi, perché noi facciamo turni da 12 ore, facciamo dei turni veramente lunghi. Non mattina... sono io, è la mia moglie. E la mattina svegliati presto, e la sera vai a letto tardi, e c'è da fare, il mondo è grande, abbiamo un sacco di cose da fare. Le scarpe le abbiamo piccole e il mondo è grande. Bravo Marco, sei sempre saggio. Dice, ma perché adesso esattamente cosa andate a fare? Adesso esattamente saliamo le scale e andiamo nella torre più alta per ammirare il panorama. E questa vi mancava, per cui vi facciamo fare tutto, è come se foste venuti qua di persona, sappiatelo. E come sapete, le scale in Uzbekistan le facevano molto alte e molto ripide, per cui passi lunghi, ben distesi, per arrivare alla sommità. E ci siamo. Il signor Mark! Eccolo! Oh! Ma che bello! Impicciamoci! Intanto vi faccio impicciare qua, che si vede la luna e un palazzo. E poi vi faccio impicciare da un buco qui. No, ma si vede poco, aspettate. Siamo davanti all'ennesima promessa di matrimonio che ci impedisce l'accesso alla scala. No, ce lo favorisce. Thank you. Noi andiamo. Andiamo su. Congratulations! Oh, bene. Guardate che meraviglia. Il sole è andato giù e noi volevamo proprio questa luce qua. Buongiorno viaggiatori, da Kiva, Uzbekistan, nella nostra madrasa. Guardate che meraviglia, come al solito c'è questo cielo turchese dipinto. Questo è quell'uomo. Ah, io volevo far notare un particolare di oggi. Che arriva da Kiva, guardate che meraviglia. Non so se si nota il particolare. Insomma, vabbè, questo pantalone uzbeko bellissimo. E adesso tutto questo cielo turchese, ce ne andiamo a fare colazione. Entriamo un attimo, chissà se saremo i primi. No, sento già sforchettare, no, abbiamo tardato. Eccoci qua. Lo so che in questo piatto vedrete un po' di tutto, ma bisogna cominciare con brio. Facciamolo.
Ma come sono un sbeca? Non ti sembra una di Kiva? No, a parte che sei tutta in ombra, sei che non ti si vede. Non ti sembra una Kivana? Non mi sembri una che la testa lasciata da qualche parte. Lasciamo la nostra camera di albergo in questa splendida location e si riparte. Andiamo a fare il checkout, a riconsegnare la chiave. E oggi la nostra strada sarà lunga in questi giorni perché, come sapete, dobbiamo ritornare al confine con il Kazakistan e quindi lunga strada. E il nostro sticker arriva anche qua a Kiva. E vai! Siamo ritornati dalla belva. Belva, stavolta si parte veramente, non ti lasciamo più qui sola. E si riparte, pronto per fare mille chilometri? Se non chiudi lo sportello non si fa. Ah, l'ho chiuso! Già che ci siamo vi faccio un'altra panoramica sulle mura di Kiva, anche la parte di qua. Guardate come sono imponenti. Ah già, aggiornamento temperatura. Allora, ci sono 21 gradi. Fate conto che da qua ci separano 1100 km per il Kazakistan. Siamo dovuti tornare indietro perché mi sono dimenticata di chiedere la registrazione alla reception, quella importante che ci serve quando da presentare al confine. Fortunatamente eravamo andati avanti solo di qualche chilometro. Diciamo che usciti dalla bella cittadina di Kiva, la nostra strada è semplicemente, rifacciamo la strada a ritroso e percorre questi mega stradoni con un paese sui lati. Non c'è niente di particolarmente pittoresco, un sacco di negozi, di bancarelle, e poi ci sarà un'altra volta la parte deserta e via discorrendo per chilometri, chilometri e chilometri. Vi faccio vedere un po' di panorama intanto. Invece tutte queste bandiere colorate che vedete ai lati sono perché praticamente ormai mancano due giorni, il primo di settembre è la loro festa dell'indipendenza, per cui abbiamo notato che tutti i paesi, anche il più piccolo, hanno tutte le... Si mette in tiro! Tolgono un po' di polvere, no, quella non ci riusciranno mai a toglierla, la polvere, però ci sono tutte queste bandiere colorate, ogni tanto delle mega bandierone dell'Uzbekistan. E festa a bordo perché insomma questa è una nazione giovane ed è giusto che festeggi l'indipendenza e si sente libera. Bravi così, grandi uzbeki! Ce la facciamo, c'è diesel e pagamento con carta di credito. La situazione del traffico è la seguente. Nel frattempo, in mezzo a questo traffico spaziale, vi faccio vedere che di là dalla strada c'è una piantagione di cotone. Vedete tutto quel verde lì? Ecco, sono tutte piante di cotone che fanno il batuffoletto. Ce n'è tantissime da queste parti. Guardate com'è grande questa. Nel frattempo la nostra strada prosegue su due corsie di macchine, come vedete, tutte bianche. Noi ci distinguiamo anche per il colore. Vabbè, e quanto le bianche ce l'abbiamo in testa. Qualcosa di bianco ce l'abbiamo, è vero, ha ragione Mark. E c'è un casino pazzesco, ci deve essere qua una specie di punto, boh, di mercato. Non si sa bene perché c'è pieno di macchine e c'è un gran caos. E si vede oggi è giorno di mercato. Allora esco, vado a fare shopping. Vai. Intanto con tutta questa attesa. Io vado avanti. Torno con le buste. In sostanza stanno cercando di convogliare il traffico che arriva di qua da destra, dove c'è tutta la zona del mercato, con il traffico della strada principale. Però è un lavoro veramente importante. Più nel frattempo ci sono i poliziotti per strada che fanno il controllo, come questo a sinistra, il controllo dei documenti alle macchine, e crea ancora più confusione. Quindi casomai non bastasse, i controlli qua ci sono. Sì, no, i controlli qua, la polizia, c'è da dire che tra polizia quella stradale e polizia turistica, la polizia è super super presente, però molto tranquilli. Ci salutano, sono sempre molto sorridenti, sì, perlomeno con noi, poi magari con gli uzbeki sono cattivi come il demonio, non si sa, non si sa. Con noi per il momento. Bene.
Vediamo se si esce dall'ingorgo uzbeko. Siamo ritornati sul megaponte, quello che abbiamo passato all'andata, chiaramente facciamo anche al ritorno perché è la stessa strada. Bisogna essere guardinghi perché non si possono fare riprese in quanto zona militare, non si possono fare, quindi beccatevi sto pezzo e guardate che bel ponte che condividiamo con il treno che in questo momento non passa, quindi passaggio alternato macchine treno, che figata. La strada fa schifo, c'è un militare a basso ed ecco che siamo ritornati un'altra volta nel nulla assoluto. La nostra strada adesso percorrerà per un sacco di chilometri tutto il deserto. Tutta questa zona che vedete a destra dove c'è la sabbia è terreno militare, c'è divieto d'accesso. La parte che vedete verde in fondo il fiume è il Turkmenistan. Nel frattempo sulla strada ci sono anche dei tir che stanno facendo un trasporto eccezionale con un stabbo, portando della roba gigantesca, ce n'è un sacco. Quindi qua in mezzo al deserto rallentano anche un pochino la strada perché chiaramente invadono tutte le corsie, poveracci, ci hanno da trasportare questa roba. E noi facendo dei sorpassi a super pelo li sorpassiamo. Grazie signor camionista. Allora ci ha fermato la polizia già prima, e una volta prima c'era un'altra pattuglia ma non ci ha fermato e tutto. Questo ci ha fermato e mi ha fatto il cenno come di accosta, fumiti una sigaretta, stai 5 minuti fermo, non è che parlasse di San Dava Gesti, e poi si è avvicinato e mi ha detto go, se stai bene go, e io ho detto ok, questa ti fa riposare perché se ti dovesse prendere il sonno, non lo so, è la mia interpretazione perché la strada è tutta dritta. No, ma l'interpretazione è giusta, anche perché su una strada così, nel deserto, completamente dritta, c'ha ragione che una botta di sonno può prendere. E in sostanza la logica è quella, abbiamo visto che gli altri automobilisti non è che li fermava per fargli la multa o cosa, li fa accostare, come dire, prenditi un attimo il tuo tempo e poi dopo se vede che stai tranquillo ti dice ok, riparti. Ha una prevenzione, un sistema di sicurezza stradale, insomma, anche prevenzione incidenti. Le cose dell'SOS. Sì, sì, allora qua non c'è il segnale, abbiamo visto che non c'è il segnale del telefono. È già un po'. È già parecchissimo. E non ci sono nemmeno le colonnine tipo SOS, per cui se una persona dovesse aver bisogno. Questa è la situazione. Vabbè, aspetti che arrivi un'altra macchina nel caso e poi chiedi aiuto. Comunque, visto, posto che vai, usanza che trovi. È ben pensata questa però. Sì. Bravi poliziotti! E dopo chilometri e chilometri è giunto il momento di fare un altro rifornimento. Abbiamo trovato questo che ha il diesel. Miracolo! Guardate, questo è il distributore. Questo è il diesel. Ci sono anche i numerini. Non va col... Non va con i criceti, dai! Non me la dà il consenso. Ecco, per il principio della praticità non basta, perché ogni distributore ha una sua storia, non basta che te lo sblocchino, diciamo, dalla cassa, ma in questo caso è dovuto venire il ragazzo che con una chiave ha sbloccato il distributore. Ogni volta se ne impara una. Mi raccomando, Mark, piano piano, eh? Stai facendo piano? Guardate, certo. Guardate se lo fa piano, eh? Certo. Guarda che precisione. Perché se no loro non me lo fanno. Loro non glielo fanno piano e lui se lo fa piano da solo. Guarda che meraviglia. Bravo. E è una fonte di interesse perché abbiamo anche gli spettatori. Una costante qua è il fatto che una volta che sei alla cassa, praticamente la cassa è sia casa che cassa, perché vedete dietro i letti, in sostanza è tutto qua, lavoro e bottega. Thank you so much.